Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati, nuovo appuntamento con tutti nel pallone, ventisettesima puntata della nostra trasmissione, ovviamente si parlerà, come avete visto nelle immagini subito dopo la sigla della promozione in Serie B del Catanzaro, puntata incentrata in particolare su questo tema e d'obbligo dopo la straordinaria cavalcata delle Aquile nel campionato di Serie C. Ce ne offre l'occasione anche il fatto che Serie B e Serie D non giocheranno nel weekend, campionati fermi, in particolare la Serie B per i vari impegni delle nazionali, si tornerà in campo nel prossimo weekend, in Serie D invece si giocherà la Coppa Italia con una Calabrese impegnata, poi ne parleremo, però focus sulla Serie C, sul Catanzaro, sulla festa, promozione del Catanzaro e ne parliamo con il direttore sportivo delle Aquile Giuseppe Magalini, buonasera direttore, che torna a trovarci c'era stato proprio all'inizio a settembre nella prima puntata di questa trasmissione eh, torna ora con il titolo con la promozione in tasca buonasera intanto grazie dell'invito beh sì diciamo che è una gioia se agli inizi eravamo qua in una situazione di progettualità di pensiero di idee eh, di ciò che volevamo fare che stavamo facendo adesso siamo qua per magari per dire o per valutare quello che abbiamo fatto di buono e mi sembra che sia tanto. Sono passati sei mesi e mezzo, quasi sette da quella prima trasmissione, erano i primi di settembre. Eh, se Sono lo aspettava allora? Sono volati. Diciamo, se l'aspettava <ride> un campionato così, una cavalcata del genere. Era immaginabile. No, diciamo che lo volevamo, poi lo volevamo il campionato, volevamo la classifica importante, poi sinceramente che potessimo. Eh, fare un cammino così importante, così roboante eh, era difficile da pronosticare. È chiaro che siamo andati oltre ogni rosea aspettativa, sotto tutti i punti di vista, non solo a livello numerico, ma anche a livello qualitativo. Credo che il Catanzaro, proprio la, la, la cosa che ci rende estremamente orgogliosi e felici, è quello sì, di aver vinto, ma di aver anche espresso un, un calcio che in Serie C sinceramente non si vede con, con molta facilità. No, non si vede, anzi, si vede con estrema difficoltà. Con estrema difficoltà. Ai numeri, eh, con, sui numeri torneremo, perché vanno analizzati i numeri di questa squadra, sono numeri da capogiro, e eh, numeri destinati ancora a migliorarsi, perché mancano ancora cinque giornate alla conclusione del torneo. Eh, però partiamo da quello che abbiamo visto proprio dopo la sigla della nostra trasmissione, le immagini della festa. Ci racconta le emozioni che ha provato a Salerno, alla Rechi al triplice fischio? Ma guarda, se penso che noi abbiamo avuto l'ufficialità di giocare a Salerno giovedì pomeriggio e che questi splendidi tifosi in due giorni sono riusciti a organizzarsi per arrivare in 10.000 a Salerno, non oso pensare ci fosse stata la possibilità di prepararle in una settimana una partita di questo genere. Poi, se è anche pur vero che ce la potevamo aspettare, inizio gara che poteva succedere. Poi non si è mai preparato, non si è mai preparato nel senso che nel, al triplice fischio finale che è arrivato, che abbiamo fatto il gol e poi lì sinceramente va in escandescenza totale, non ci capisci più niente perché quel muro umano là che cantava, io ho ancora il ronzio nelle orecchie, è veramente qualcosa di straordinario e non vi nego che ogni tanto me lo guardo e me lo ascolto quel coro, siamo, Gliucci, cioè questo veramente mi, mi, mi ha dato un senso di appartenenza in questa città proprio importante. Davvero belle le immagini sì, della molto. festa, una piazza che aspettava da 17 anni il ritorno in Serie B. L'ultima promozione 19 anni fa, davvero passata un'eternità. Passate anche tante vicissitudini tristi, eh, fallimenti, sì. passaggi mm. di proprietà, eh, situazioni paradossali. Ci ricordiamo tante situazioni quasi grottesche, insomma, in questi anni di Serie C a Catanzaro con estrema difficoltà. Poi è arrivata la Famiglia Noto con un progetto, con un programma con degli investimenti chiari, con l'intento di riportare Catanzaro dove doveva stare. D'altronde questi sono in, imprenditori di assoluto livello, se sono arrivati a Catanzaro di certo non erano arrivati così per lo sfizio di fare il presidente di una società di calcio, ma persone lungimiranti che hanno programmato e progettato e, e, e come spesso succede quando c'è una serietà eh, dietro la scrivania i risultati possono arrivare. Questa, è una proprietà che ha fatto star sereni e felici tutti, diciamo, perché comunque dava ampie garanzie per quello che sì. potevano essere. I risultati stanno dando ragione sia da un punto di vista lavorativo che da un punto di vista del de sapere come gestire le situazioni. Ecco, quindi auguro a Catanzaro proprio che la famiglia Noto rimanga per molti molti anni ancora. Diciamo che adesso c'è grande entusiasmo anche da parte della famiglia noto, abbiamo sentito dichiarazioni in questi giorni, davvero eh, c'è tanta voglia di approcciare a questa serie B e di farlo con... Con, i, con il giusto intento, nel senso il Catanzaro non intende figurare, non intende fare solo una comparsa. No, no ma pieno. non deve neanche essere così, perché comunque non è stata improvvisazione questo risultato, è stata programmazione, come ho detto prima. Quindi ci deve essere continuità, cosa che loro sicuramente vogliono fare, in, in quanto sapere come si gestiscono le aziende e questa società la gestiscono in maniera tale. E noi abbiamo contatti giornalieri con i fratelli noto quindi insomma ecco, le problematiche non ci saranno e di sicuro nessuno vuole andare in Serie B a, a improvvisare ma a ben consolidarsi perché comunque la Serie B ritengo che si, ci si possa divertire perché si inizia ad approcciare, io dico sempre nel calcio che conta. Eh, parlavamo di progettazione e di programmazione, le chiedo dato che lei ha avuto comunque un ruolo cruciale nella costruzione di questa rosa. È stato facile mettere insieme una squadra di campioni quale è stata questa del Catanzaro quest'anno. A gennaio c'è stato poco da fare perché quasi niente. Sì, insomma. Sì, no. Ma a giugno, tra la fine dello scorso anno, lei ancora non c'era. Ma quest'anno, a giugno, insomma, è stato facile allestire questa rosa, questo Catanzaro. Ma guarda, eh, c'erano le idee chiare da parte di chi mi ha preceduto. Io, quando sono stato a confrontarmi, a parlare, avevo una mia idea di questa squadra che l'avevo analizzata e vista. Quindi eh, abbiamo fatto tutto quello che serviva anche perché noi abbiamo un modo di giocare che non dico forse non è ben capito, ma che necessita di caratteristiche particolari dei giocatori. Perché insomma, non dimentichiamoci che noi facciamo il miglior calcio che si esprime in questa categoria. Grazie al nostro allenatore, che penso che ne parleremo magari dopo. Credo che sia veramente la, la persona, l'artefice principale di, di, di questo bel Catanzaro. Da, da vedere, quindi analizzando. Eh, I giocatori nei ruoli determinati e chiave, assieme al, al mister e alla proprietà, proponendo dei nomi, siamo arrivati a degli, a degli interpreti di assoluto valore che ci hanno aiutato a inserirsi già in un contesto altrettanto valido e consolidato. E da lì il mister è stato bravo poi a amalgamare il tutto. Parliamo dei numeri. Dicevamo Catanzaro dei record che in anella, appunto un record dietro l'altro, sono 86 punti quando, quando mancano 5 giornate alla conclusione, quindi 86 punti in 33 partite, la media è di 2,6 a partita, è qualcosa di impressionante. I gol fatti sono 88. Questo è un numero, non lo so, me lo commenti lei il numero di 88 no. gol segnati e solo 13 subiti perché è qualcosa di mai visto. No, no, è qualcosa di, 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 pazz di pazzesco, di, 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 di importante, non so che, che veramente... Però, eh, eh, torno a ripetere, ci siamo arrivati a questi numeri qua eh, attraverso proprio un'espressione, l'espressione de, del campo. Il campo, detto questo, evidentemente ce li siamo proprio andati a cercare, ce li siamo meritati, insomma... Poi sai, io ne parlavo eh, giornalmente. Vi faccio una confidenza con il dottor D'Erio, che mi viene spesso a trovare in ufficio. E inizio anno gli dicevo che ci sono dei numeri nelle categorie: quindi, in Serie C, normalmente in Lega Pro, con 25 vittorie e, e 4-5 sconfitte dei pareggi, normalmente si vince il campionato. E lui, settimanalmente, veniva a rimarcarmi: siamo 12, 13, siamo arrivati a 25, e dico, vedrà che ce la facciamo, adesso siamo a 27. Quindi, ecco. Stiamo andando, stiamo anche eliminando anche quelle, quelle, quelle situazioni che normalmente ci sono nelle categorie, che, dei numeri che non smentisco mai insomma, per poter arrivare. Adesso siamo 86. Sinceramente, non so dove potremo, dove vorremmo arrivare, però. Ah, beh, non si è nascosto di... l'intento di voler continuare a strabiliare. Sì, insomma, no, la mai... quota 101 è ancora raggiungibile, quindi sfondare la è, quota è dei ciclo. È un numero per la pensione, quello. Eh <ride> sì, però uh, è un numero no, che, no. che fa gola. È chiaro che. Ma non, cioè, raggiungerlo dei, significherebbe no, veramente noi, entrare noi nella dobbiamo, storia del calcio. Però. Dobbiamo, dobbiamo fare il massimo, come i ragazzi già in questi giorni alla ripresa stanno facendo: perché col Pescara vorremmo vincere, perché con no, Giuliano vorremmo altrettanto. Poi il campo dirà, come abbiamo sempre fatto, insomma, ecco, ci è capitato spesso per fortuna nostra. Sì, assolutamente sì. E quota ma c'è anche un altro di, eh, obiettivo che. Eh, la piazza di Catanzaro, la tifoseria di Catanzaro non vuole lasciarsi sfuggire, quello del percorso netto tra le mura muramiche. Eh, quello sinceramente anche lì. Eh, perché in sì. casa il Catanzaro ha sempre e solo vinto. Eh bravo, adesso c'è la partita. <ride> <ride> no, lo so, lo so, ma abbiamo sempre solo vinto meritatamente perché abbiamo dimostrato di essere veramente una squadra molto forte da quel punto di vista lì. diciamo che ci siamo, siamo divertiti tutti, ci stiamo ancora divertendo. Mm. E scherzosamente è stato anche detto, ma perché è già finito che ci stiamo divertendo così tanto? Però vabbè, questa è una forma di, di, di pensiero. Ecco. Quindi, In tanti ehm... hanno analizzato questo aspetto, no? il fatto di quanto fosse bello vivere questo campionato, l'attesa di questa promozione, che ormai è chiaro, la matematica è arrivata a Salerno, ma da settimane ormai il Catanzaro aveva eh, piazzato un gap, un, una distanza incolmabile per le avversarie. Eh, la bellezza di questo campionato, il vivere questo campionato domenica dopo domenica, probabilmente mancherà adesso che sta tutto per finire, insomma adesso che comunque si festeggia perché il risultato è arrivato. Però l'attesa di questa vittoria forse è stata. non voglio dire ancora più bella della vittoria in sé. Però ha... Ce l'ha siamo gustata. Eh, esatto, siamo è gustata, stato bello gustarsela perché. Stavo ma... pensando finché parlavi. Che noi all'andata, quando siamo andati a Pescara, indipendentemente da quella muraglia umana che c'era in curva, eravamo solo più tre. Da quel Pescara, quindi diciamo che siamo a cinque giornate dalla fine del campionato, eravamo a cinque giornate da fine andata. Molto semplice da quindi là, eh, vincere là ha dato um, veramente uh, una forza ulteriore a noi, e magari penalizzando loro. Perché non dimentichiamoci che il Pescara è una squadra costruita per fare il campionato che poi ha fatto in, in forma minore, insomma, ecco. e forse anche avere. Uh, Diciamo un avversario tosto e solido come Cortone ci ha anche stimolato, sì, ecco, sento di dire. Perché comunque io eh, sono certo che sì, noi eh, siamo primi, però abbiamo trovato anche degli avversari che qualcuno ha deluso, qualcuno meno, però mm. insomma ecco, la forza per poterci spingere sull'acceleratore, che era un po' quello che in estate ci siamo parlati più volte assieme al mister eh, in, in confidenza di lavoriamo per partire forte, perché noi volevamo partire forte perché eravamo convinti di poter avere. Un passaggio, c'è cioè un inizio che poteva dire qualcosa anche nella continuità del campionato, è solo che siamo partiti forti e per fortuna nostra ci stiamo ancora in quel, in quel trend. Non c'è mai stato un calo, non c'è mai stato una, un reale problema. Viverini. Dopo la gara di Salerno ha fatto anche menzione a questo, al fatto che questa squadra sì. non abbia mai avuto neanche problemi di natura eh, infortunistica di chissà che tipo, insomma sì, lo staff in questo eh, senso abbiamo, ha lavorato benissimo. Gestito, lo staff è gestito benissimo, lo staff sanitario anche, cioè. diciamo che tutto un insieme in queste cose qua deve funzionare, non deve funzionare solo l'aspetto tecnico ma deve funzionare tutto l'entourage, per l'entourage intendo le, le figure che ci, che ci sono dietro la scrivania e le figure che ci sono dietro il campo ecco. Però c'era quell'armonia che portava quella positività eh, che ognuno dentro di noi ti veniva lo stimolo di poter andare. Cioè io, io sono uno che vive gli allenamenti, sinceramente, è un allenamento fra virgolette minore scarico. No, io a fine all allenamento, quando arrivavamo, sentivo, sentivo proprio il crescere settimanale e qualcuno faceva anche delle confidenze, stai tranquillo che anche domenica si vince troppo bene. Vedo la squadra in questa settimana. Cioè, la annusi, la respiri la vittoria, sinceramente, poi arrivi al ceravolo, esci dal sottopassaggio, c'è una muraglia umana, io dico ma come facciamo a non vincere? Cioè, questo veramente, cioè, alle volte così sembra detto ma te la porti, te la porti dalla tua parte la vittoria in questo modo. A proposito di quello che diceva, del lavoro, della, degli allenamenti sempre a mille, certo non è facile mantenere alta la concentrazione sempre quando si è palesemente i più forti quando il campionato lo si è eh, vinto una settimana però sei lì, è stato bravo l'allenatore esatto. a tenere alta la, la, la tensione però ti posso garantire che noi non abbiamo 11 giocatori, abbiamo una rosa forte quindi nella partitina eh, sono satanati, se qualcuno viene meno eh, perdono la partitina e eh, non è tollerato fra di loro quindi la competizione era altissima cioè il vero Allenamento, la vera eh, difficoltà che trovavamo, che, le, che trovavano i giocatori, la poteva essere durante la settimana le volte, più che la domenica, perché la partitina persa e, e innervosisce, ma torno a ripetere, l'equilibrio era talmente alto che ti divertivi a vedere l'intensità con cui andavano forti in allenamento. Più volte abbiamo definito uh, Vivarini nel corso della stagione un po' come un pompiere pronto a spegnere un po' gli, non a spegnere gli entusiasmi, ma comunque a non farli accendere in maniera a gestire, eccessiva. A gestire esatto. lui è, un, è stato un bravissimo gestore da questo punto di vista. E qui. del gruppo, e anche degli umori della piazza, però sì, sì, eh, sì, perché no, con no, le sue difatti, dichiarazioni è stato davvero. Con la stampa, con le sue conferenze. Cioè, poi è chiaro che quando parlavamo fra di noi poteva emergere dell'altro, però. È corretto perché, perché siamo conoscitori di calcio, perché Vivarini conosce il calcio, sappiamo quanto è facile esaltarsi e quanto può essere, può essere basta solo anche un solo risultato, una partita storta dovuta all'arbitraggio negativo perché trovi in giornata no, perché qualche giocatore c'è. Cioè, noi non dovevamo cadere in nessuna, anche perché eh, dove andavamo ci aspettavano tutti, era sì. tutto un orgoglio poter far sì che... Il Catanzaro crollasse, siamo riusciti a questo farlo succedere poche volte per fortuna. Sì, solo effettivamente una volta, in quella partita un po' stregata con la che se, è partita che. Se, che, che se, è... se vuoi il mio pensiero, abbiamo mi fatto anche una buona gara. Sì, sì. All'inferno. Poi sì, il sì, risultato sì. ci ha detto negativo, però va bene. Insomma. Io, sinceramente, a fine partita ero di una tranquillità non solo per il distacco in classifica, perché la squadra mi era piaciuta. E poi per come ha reagito, perché la reazione dopo quella sconfitta no, è, stata, io... è stata importante. Catanzaro, che veniva da qualche gara ehm, chiusa, magari vinta solo di misura, quindi non eh, dilagando come ci aveva abituato, persa a Viterbo è tornata a dilagare la squadra. Sì, sì, ha no. avuto come quella reazione d'orgoglio di chi ferito anche, vuole tornare anche, a sconfittare. Sì, sì, mi riferivo, ho capito. Però anche le partite, diciamo, dove, con l'1-0, però dove vedevi che avevamo la. la la Padronanza eh, di quello che era l'aspetto della partita, della gara, della gestione, de, tutte queste. Guarda, ti dico in tutta sincerità: mai mi è capitato, non so quante, almeno 20 volte. Credo al sessantesimo, le partite. Io ero, ero di un rilassato, dico: Ma come succede? Io, io le posso dire la verità: qualsiasi partita ho visto del Catanzaro. Sono sì, merisco, sempre stata anch'io. Questo, ma era, pe, era, che la era per il risultato: diceva adesso beh, è finita, qua, eh, che facciamo? Cioè, adesso, però è una cosa molto, molto bella da quel punto di vista, lì. però tu vedevi quanto comunque i giocatori erano ancora vogliosi e satanati sì. per andare a fare, insomma. Ecco. Sì. Tornando ai singoli, se ne vogliamo parlare, abbiamo accennato, insomma, Vivarini è chiaro che è stato uno degli artefici principali di questa vittoria perché ha cominciato sì. a costruire, quando è arrivato a novembre dello scorso anno, una macchina perfetta che già nel finale di campionato dello scorso anno aveva mostrato il suo valore, messo a punto, macchina poi appunto uh, puntellata uh, nel, nel corso del mercato estivo e quindi poi è andata, è andata uh, senza problemi. Tornando ai singoli non si può non parlare di quello del campionato di Pietro Iemmello, è un giocatore che la piazza di Catanzaro <coughs> chiedeva da anni, erano tanti i campionati, anche io da cronista insomma, abbiamo raccontato tante volte come sarebbe stato bello poter portare Pietro Iemmello a Catanzaro per costruire un Catanzaro insomma, che potesse tornare, tornare in alto C'è riuscita nella sessione invernale dello scorso campionato la uh, proprietà Iemmello quest'anno ha fatto capire che è uh, partito con quell'obiettivo Dico a tutti, che, che, dico a tutti che, sono stato, che siamo stati fortunati a avere Pietro cioè, io, Quando sono arrivato Pietro era l'anno scorso in prestito quindi rientrava a Frosinone eh, mi sono trovato con lui due volte, forse tre, per, proprio per farne la chiacchierata. Lui mi ha espresso il pensiero proprio di io vorrei, voglio, voglio vivere, voglio restare, voglio fare gol a Catanzaro. Cioè, lui, la sua convinzione, la sua decisione era talmente forte perché lui sapeva di potersi... Quindi si è fra virgolette assunto questo rischio, ma io ero ben contento perché se lo assumesse. Era questo che volevo fondamentalmente, era questo che la proprietà voleva. E diciamo che avere Riammello è un qualcosa che in più che gli altri non hanno, assolutamente. È chiaro che è stato un valore aggiunto, anche lui nel piccolo insegue dei record, è già il giocatore che con la maglia del Catanzaro in una singola stagione ha segnato più gol, ne ha segnati 23. Ora insegue quello che è il suo obiettivo personale, il suo record di gol in una, in una singola stagione il suo record è di 24 gol con il Foggia e a quota 23 mancano 5 partite diciamo che anche eh, questo già. è un record nel mirino mettiamolo eh, auguriamo è importante che eh, non giochi, si dimostri uomo come si è dimostrato tutto l'anno perché veramente Pietro è stato un valore aggiunto, non solo in campo ma anche fuori, nello spogliatoio. Far capire proprio cosa vuol dire vincere a Catanzaro. Io, più volte, parlavo con lui e mi dava dei, dei feedback in virtù di questa situazione. Di cosa vuol dire essere eh, al sud, mi diceva lui, direttore, sì. lei è al sud se lo ricordi, mi spiegava per bene cosa voleva dire. In effetti, me l'ha fatto cogliere per bene questo. È massaggio. stato anche eh, maestro in un certo senso nella gestione, eh, allora, è uno che usa molto i social, spesso forse anche magari in maniera inappropriata se sì, vogliamo, no. però tante volte ha pungolato anche la tifoseria. Ma l'ha fatto a proposito, esatto. l'ha cioè, fatto da perché, perché sente, perché vuole, perché ama questa... Perché questi, sapeva probabilmente colori, la reazione. Eh. Esatto, questi colori qua, cioè, si è messo sulle spalle la città, diciamo così, insomma, ecco, però adesso... Cioè, sinceramente io uh, ho avuto una gioia immensa quando ha fatto il gol col Crotone, perché per, so quanto per lui quel gol, premesso che è stato un gol bellissimo, sì, sì, proprio sì, l'attaccante vero, sì, sì. però quella, quella corsa, cioè proprio, ho gioito molto per lui perché per lui voleva, valeva molto e quella, quella corsa fino sotto la curva di 80 metri è stata qualcosa che sinceramente mi ha dato gioia per lui. Assolutamente sì, però non c'è solo Iemmello, non c'è stato solo wow. Iemmello perché... Tre Sono i giocatori già in doppia cifra di questo Catanzaro, oltre a Gemmello, Biasce e Van Deputte. Ma tantissimi sono quelli che hanno segnato. Diciamo che della formazione dei titolarissimi no, no. mancano Brighenti e Fulignati, per il resto sono andati tutti in gol. Eh, Brighenti poteva anche fare gol, ne ha sbagliati troppo. No, ma, ma Fulignati bisogna cominciare a far battere qualche calcio di punizione. Questa è no? una squadra ha dimostrato di uomini, perché credo che sia anche corretto e doveroso parlare di chi magari ha giocato meno sì. e che ci ha dato una grossa mano, perché se vado a valutare. Cinelli, Lito Fazio, figure, figure che c'erano già qua e che magari prima erano protagonisti e quest'anno per un motivo o per l'altro, però c'era un tutt'uno un tutto un insieme che sinceramente l'avete visto quando qualcuno era chiamato in causa perché lì il mister è stato bravo a far sentire anche loro una fiducia estrema e, e di grande importanza. Cioè, quattro attaccanti come i nostri, sfido chiunque, cioè, cianci abbiamo vinto Picerno, Curcio ha fatto qualcosa con Crotone, cianci, co cianci e Curcio ce l'hanno risolta con la Viterbese, cioè, perché sì, ci sono sì. state delle partite, quelli sono proprio step, eh, perdevamo in casa con la Viterbese, 2-2 eh. di Cianci, 3-2 di Curcio, eh, quindi vuol dire molto questo. Assolutamente sì, questo è il valore, dice bene, di eh, chi ha lavorato come Vivarini gestendo un gruppo di giocatori che la panchina probabilmente non l'avevano mai fatta, quindi anche abituarli all'idea di dover sì, giocare sì, guarda, poco, ma mostrarsi eh, indispensabili. Pontisso, ti dico un giorno, detto, Ponti, ecco, come siamo? Eh, direttore qua se non vado forte non gioco neanche 20 minuti, cioè nel senso, come per dire qua vanno tutti forti, qua bisogna andare forte. Quindi cioè, questa è stata una risposta che noi eh, ci siamo alle. Al nostro interno ci siamo, qua la mentalità è quella di andare forte perché sennò no eh, non si arriva mai a vedere il campo. Eh sì. Mentalità che appunto anche nelle prossime cinque partite rimarrà la stessa, è Vede. chiaro, con già la festa alle spalle. Intanto si festeggia domenica soprattutto perché a prescindere da quello che sarà il risultato, ovviamente il Catanzaro insegue la vittoria per mantenere il ruolino immacolato in casa, per inseguire quota 101 e via dicendo. Ma domenica si festeggia perché eh, ci sarà la premiazione. Sì, da domenica, parte della Lega domenica, verrà la Lega a premiare diciamo, la squadra, a premiare con la Coppa, con le medaglie questa, davanti al nostro pubblico. Credo che sia una gratificazione enorme. Con lo stadio full, pieno. Quindi, sì. insomma, ecco, purtroppo lo stadio non basterà. Esatto. Eh, quindi adesso tu mi fai la domande. Sì, diciamo che i biglietti sono andati eh, esauriti in poco sono, tempo. Sono spariti insomma. prima ancora di, di essere messi in vendita. Esatto, qualche problemino con la vendita online c'è stato. Ah, però qua bisogna fare una chiarezza non per giustificarci, però la società è esente da qualsiasi responsabilità sì. perché c'è la Go 2 che è destin no, destinata, eh, quella che ha in mano la situazione della vendita dei biglietti. Quindi se poi con gli interlocutori delle loro vendite, ci sono state delle problematiche che di certo non sono da ricercare nella proprietà, noi siamo dispiaciuti o vittime di questa cosa qua, ci tengo a precisarlo, noi vorremmo portarli dentro tutti, però poi dopo le situazioni che ci si possano essere stati nei punti vendita non sono cose sicuramente di peso. File interminabili eh? i botteghini. Sì, sì, alla... lamentele. A me dispiace <ride> tanto perché purtroppo ci saranno delle persone che vengono allo stadio meno meritevoli di altre, nel senso che durante l'anno ci hanno visto più in televisione. La classica situazione, Però, quando si vince, poi dico, tornano tutti allo stadio. Lo dico di mia iniziativa, ma. Eh, Quest'anno sinceramente non è che siamo stati molto bravi con gli abbonati. L'anno prossimo mi auguro che se tutti facciamo l'abbonamento, perché se si è arrivato in Serie B, fare l'abbonamento vuol dire non avere più di queste problematiche. Questo aiuta a, a venire a vedere la partita e visto che siamo in Serie B credo che la famiglia Noto meriti una risposta, non sto facendo nessun appello, eh, no, no. però meriti una risposta a, live, a livello di, di città. Intanto, una serie B a Catanzaro merita anche uno stadio più adeguato Bene, alla categoria. Questo, sicuramente, se ne sta già parlando da un po'. Le difficoltà ci sono, però, vedrai che campo, illuminazione, cioè quindi, non è una cosa che non, dove sotto traccia se ne è già parlato da, da un po' di tempo. Le, le persone preposte si stanno già parlando. I primi lavori dovrebbero partire già nell'immediato, appunto, illuminazione, I, insomma, bagni, per... rifacimento dei bagni e quant'altro. Ma per quanto riguarda invece le curve. La curva. Le curve le, ci sono altri discorsi che vanno con, più a ah, lungo termine. Esatto. Sì, perché l'immediatezza sono i fari, sono il campo. E e poi, però c'è in, pro, in progetto e c'è in programma tutto quello che serve per poter migliorare questa struttura che necessita. Dal punto di vista della viabilità se ne parla anche di questo aspetto. Anche Arrivare a Catanzaro sì, comincia a diventare sempre più non difficile. Sono, non sono l'assessore competente, <ride> però so che ci sono veramente... Sì, però io ti posso dire che basta l'organizzazione, perché se tu vai in città più, anche più importanti, tipo Parma, c'è lo stadio in centro, cioè non, non tutte le città purtroppo hanno queste situazioni della logistica che... Io sarei per lo stadio con parcheggi infiniti, sinceramente, con logistiche migliori, però capisco che non tutti possono essere allineati su questi pensieri. Dato che questi non sono argomenti di sua stretta competenza, no, no, no. ma lo sono quelli relativi alla squadra, all'organico. È chiaro che è una domanda che si fanno in tanti. I rinnovi a partire da quello di Vivarini. A che ma punto guarda, siamo? Credo che, eh... Quella corsa che ha fatto assieme al Presidente sotto i magnifici tifosi a Salerno parli da sola, per quello che può essere la continuità. Abbiamo anche sentito delle parole di, di noto, onestamente, a Vivarini. Ah beh, Ci quindi... trovavamo lì nelle vicinanze. Quindi... Sì, va bene, quindi non, non, sinceramente non sono preoccupato, anzi, <ride> voglio proprio che i Vivarini siano uno dei nostri. Ecco, però, quella corsa là assieme al Presidente credo che parli da sola. Per quanto riguarda invece la squadra, tanti sono i giocatori che attendono, insomma, o meglio, tanti sono i tifosi che aspettano i rinnovi dei giocatori più importanti. Come quali siamo so, quali sono? Non lo so, situazioni ancora in stand-by, no, la... c'è la stessa situazione degli emello che un po' preoccupa. Ci sono situazioni no, che. No, no, allora ti dico che noi, non, siccome eravamo impegnati veramente per portare a termine questo campionato nella maniera giusta, non volevamo distrazione di nessun tipo ma tutto quello che doveva fare la società nei confronti della squadra in questo periodo è stato fatto quindi arriviamo preparati. Van de Putte resta? Ghion resta? No, eh, il Van de Putt resta sicuro perché diciamo, Ghion eh, non dipende solo Beh, da noi. Ecco, ecco, diciamo che l'unico punto di domanda è Ghion perché contrattualmente è un giocatore con la quale noi abbiamo raggiunto un accordo per un anno con il Sassuolo tutto quello che vuoi, armonia totale adesso cercheremo di capire è chiaro che faremo il possibile anche di più per trattenerlo, per perché è un giocatore che quest'anno lui... ha fatto veramente la differenza sì, ha fatto bene, quindi è un giocatore che secondo me, dal mio punto di vista per la sua continua crescita potrebbe essere anche per lui gratificante poter rimanere poi, sai, col Sassuolo non dipende mica solo da noi ecco. è chiaro che i rapporti suo Sassuolo sono ottimi, però sai, davanti a una situazione poi Singola del giocatore da un punto di vista della considerazione vediamo è una squadra questa che così come è strutturata può ben figurare in Serie B, di che cosa ha bisogno per Guarda, giocarsela? secondo me eh, se tu vinci un campionato vuol dire che hai dei valori, quindi non ti presenti e se mai... lo stravinci Vabbè, quindi non ti presenti <ride> male, ma noi eh, oltre che essere forti abbiamo anche qualità e abbiamo organizzazione di gioco questo è già un vantaggio in più se poi vado a vedere, io analizzo anche le squadre che hanno vinto gli anni antecedenti. Abbiamo terza e quarta Bari sul tiro, sul tiro Bari. e Bari su Tirol. Bari. E vado a vedere le formazioni, non hanno stravolto. Quindi ecco, io parlo anche per esperienze personali vissute in passato. Quindi no, di sicuro non dov dovremmo essere bravi a migliorarci, ma non a, a, a snaturare tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Perché abbiamo già un insieme, un'interaiatura eh, di gioco, soprattutto che è funzionale. Eh, quanto invece a ragazzi che hanno mostrato grandi potenzialità, mi riferisco ad uno su tutti, Cazzeris, che è un giocatore che ha mostrato grandi potenzialità, è chiaro, forse ancora è acerbo, forse ancora non è pronto per un campionato di Serie B. Che futuro ci possiamo aspettare per questo ragazzo? Allora, mh, ci crediamo molto, eh, ci crediamo molto noi come società, ci crede molto il Mister, sappiamo benissimo che lui deve ancora sconfiggere certe situazioni, mi riferisco a delle ansie che alle volte dimostra in campo, ma ha avuto un suo percorso di, 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 dove è riuscito a progredire da quando è iniziato, quindi valuteremo la cosa per il suo e per il nostro meglio, ma oggi mi sento di dire che è un giocatore che potrà diventare anche importante anche in Serie B. Eh, parliamo ancora di Serie C, però andiamo un attimo in casa Crotone, perché la squadra di Zauli gioca domani, in casa del Latina, un turno appunto che si apre con una serie di gare al sabato. Il Catanzaro giocherà poi domenica, non c'è stata necessità di spostare visto che ormai il campionato è vinto, quindi non c'è più bisogno di concomitanza. Eh, Andiamo a sentire proprio Lamberto Zauli alla vigilia di questa sfida, un crotone alla ricerca direttore di, di se stesso, alla ricerca di una quadra perfetta in vista di quelli che poi saranno i playoff. Sentiamo Zauli e poi le commentiamo insieme. Chiaramente abbiamo visto un po' di latina, ma non sappiamo che partita farà, faranno dopo domani. E quindi noi cerchiamo di affrontare la nostra cosa. Mi piacerebbe vedere una partita dove la nostra squadra è nella metà campo avversaria, non tanto anche per scelta del nostro avversario se lo farà, ma soprattutto perché noi riusciremo a prendere un po' il dominio del gioco. Prendendo il dominio del gioco, ci servono le giocate dei singoli, ci serve la velocità del giro palla e quindi questo è. È quello che cercheremo di fare dal primo minuto, cosa che non abbiamo fatto dal primo minuto nell'ultima partita. Quindi questa è un po' la sfida di questa partita. Per quanto riguarda la varietà dei moduli, come ho detto diverse volte, mi piacerebbe che questa squadra arrivasse ai playoff con un paio, non di più perché poi si può parlare anche di confusione, con un paio di conoscenze che possono essere utili o in corso di una partita o fatta ha un abito misura su, sull'avversario di turno che durante i playoff conoscerai soltanto qualche giorno prima, quindi tutta la preparazione per quelle partite va fatta anche un pochino prima. La, la classifica ci permette di poter provare queste cose, ma non solo nelle partite, soprattutto negli allenamenti e quindi questo lo porteremo avanti in tutte e cinque le partite, quindi sicuramente cambieremo a volte in corsa o potremo cambiare da partita a partita. Beh, a me durante la settimana piace allenare tutto, tutto, tutto il gruppo, cercando di fargli capire il meno possibile eh, le gerarchie, però poi man mano che si arrivano vicino alle partite o man mano che si arriva vicino alle partite importanti, il mio ruolo è quello di fare delle gerarchie e di fare delle scelte. Quindi cerco di far sentire tutti importanti, ma loro sanno benissimo che nel mio ruolo, eh, prima o poi, farò le scelte e quindi quelle dovranno essere accettate. Perché si fanno con coerenza, con, eh, con trasparenza e con, eh, e con idee calcistiche che cerco di trasmettere a loro? Detto questo, le motivazioni: le motivazioni dovrò essere bravo io, ma devono essere bravi anche loro, perché comunque ognuno di noi il sottoscritto per primo che sono responsabile ma ogni giocatore per quello la comunicazione mia nei loro confronti è questa ognuno di loro si deve creare le proprie motivazioni personali darsi i propri obiettivi di miglioramento nella partita stessa nell'allenamento se tutti o la maggior parte di noi facciamo questo sicuramente la partita verrà fatta con un'attenzione eh, migliore Dell'ultima partita, soprattutto il primo tempo, e quindi ci sarà una crescita esponenziale. e Potremmo sicuramente analizzare i miglioramenti perché, senza approccio mentale di un certo tipo, anche l'analizzare la partita diventerebbe difficile. Quindi, è importante affrontare questa partita di Latina nel migliore dei modi perché così dopo pregi e difetti verranno corretti nelle settimane successive. Latina, squadra secondo me costruita per puntare ai playoff. Eh, conosco tanti giocatori, mm, ho allenato Amadio che lo ritengo un giocatore importantissimo l'ho avuto a Teramo qualche settimana e ne ho capito subito le qualità c'è Sorrisetti, c'è Ganza, che l'anno scorso nel nostro girone A ha, ha è arrivato a doppia cifra quindi è composto da tanti ottimi giocatori e penso che l'obiettivo societario loro sia quello dei playoff sono in piena lotta quindi sicuramente ci aspettiamo una squadra determinata ho letto anch'io che comunque stanno cercando di portare tanta gente allo stadio perché per loro diventa una partita molto importante detto questo mi fermo lì a guardare in casa degli altri e continuo a guardare dentro il nostro spogliatoio per cercare di fare una buona partita te l'ho detto perché perché secondo me facendo una buona partita sotto il profilo dell'atteggiamento e la volontà di andarci a migliorare potremmo analizzarla in maniera, in maniera sicuramente più utile per noi gli infortunati abbiamo non saranno della partita. Papini, che in settimana gli è uscita una spalla e quindi non lo vogliamo riscare. Cuomo non sarà della partita perché ha avuto una frattura al dito. Aua non sarà della partita perché non ha fatto comunque una settimana e non può essere pronto. Oggi Petriccione, proprio stamattina, ha avuto una distorsione alla caviglia e quindi la valuteremo. Quindi, però, non so se ci sarà o non ci sarà. E Mogos continuerà il suo percorso comunque siamo positivi perché il ragazzo già oggi ha fatto gran parte dell'allenamento con noi però considerando la situazione insomma da martedì rientrerà completamente con il gruppo e sarà a disposizione della settimana successiva Sta cambiando tanto Zauli nelle ultime partite, sta mischiando le carte, sta provando a capire qual è il crotone migliore è chiaro, è arrivato da ormai da più di un mesetto però deve trovare la giusta quadra a quella che è la squadra che dovrà Provare a vincere i prossimi playoff. Eh, lui è arrivato, si è trovato un gruppo di giocatori di valore importante perché secondo me ce ne sono tanti di bravi nel crotone. Quindi è anche difficile per lui dover gestire ma, e tenerli tutti in una condizione accettabile. Credo credo che il suo, la sua volontà sia quella di tenerli tutti a regime di, di condizione fisica di forma proprio per andare a sviluppare quelli che sono i play-off, anche perché. Eh, per loro sarà anche difficile o quantomeno ha una, una componente di, eh, dove, dove troveranno delle problematiche proprio per questo insieme di cose perché già da 3-4 partite hanno fatto delle gare eh, dove, dove il risultato sì non, non dico non conta ma non c'è quell'adrenalina quell che ci può essere ne hanno ancora 5 e poi devono aspettare cioè devono essere bravi in una gestione secondo me non facile auguro veramente al mister che conosco e che stimo è il Crotone stesso che possono riuscirci è chiaro che nei playoff sappiamo benissimo quanti problemi possono nascere in virtù di, di tante cose se pensiamo che sono 28 squadre per un posto insomma ecco ne sa davvero qualcosa il Catanzaro reduce da due secondi posti e da delusioni tremende nelle, nelle passate stagioni ehm, quanto è stato difficile questo campionato per il Crotone alla luce di quello che è stato il Catanzaro nel corso del campionato e alla luce adesso di quello che diceva proprio poco fa un finale strano, senza grosse motivazioni se non quelle di preparare al meglio i playoff, poi lo stop forzato finché non dovrà appunto entrare in corsa, insomma, tutto un campionato difficile da gestire. Nel quale bisogna trovare veramente eh, una, una capacità di gestione del gruppo, delle forze mentali soprattutto più che, allora, più ah, che ah, fisiche. Io penso che a noi sia stato di grande stimolo il Crotone avere sì, l'avversario sempre. E, e a loro, eh, purtroppo per loro, diciamo un, un po' come uh, un pensiero negativo il fatto di vedersi magari allungare sempre di più la possibilità di poterci raggiungere, di certo non li ha aiutati mentalmente, perché questo poi, sai, terzi non ci arrivano più, primi diventa sempre più difficile, quindi ti prendi delle, delle situazioni di, di energia negativa, e mentre dalla parte nostra, questo è stato un susseguirsi perché insomma. Ecco, è già, è già da, diciamo, da Natale che ci può essere stato, anche perché poi eh, loro hanno sì lavorato per far sì che a gennaio si dovevano rinforzare, però in tutta sincerità noi non, abbiamo, non siamo stati a meno, non, non credevamo di avere necessità di fare grandi cose, cosa che poi si è rivelata tale e siamo andati avanti per la nostra strada. Ma anche lì a Natale sì, siamo, abbiamo staccato quegli otto giorni, ma quando si è ritornati, si è ritornati a lavorare. Cioè, io quando ci siamo salutati a Natale con i ragazzi tornevamo da Picerno, mi ricordo che ci siamo fermati alla sera per salutarci e ognuno di noi nel nostro interno ha detto delle cose, ha detto delle cose che ci hanno fatto andare a casa con una carica, con un un'adrenalina che tutti avevamo voglia di ritornare. Anche lì ci sono stati dei messaggi, dei passaggi dove mi sono accorto e ci siamo accorti che poteva essere il nostro anno. Qual è stato il momento in particolare dove l'ha capito? Eh, forse non mi crederete, ma già a Mocone. Io a Moccone, quando eh, sono, sapevo che questa squadra, eh, ero straconvinto che facevamo una squadra forte. Però a Moccone mai mi era capitato, in un ritiro, dopo quindi, fine ritiro, eh, io sono arrivato, ho, trovato, ho, trovato, ho vissuto il ritiro per conoscere la squadra singolarmente nei giocatori, però ho trovato un gruppo di, di giocatori, di ragazzi, che sembravano fossero andati in vacanza, lo dico più volte, e sono ritornati, si sono ritrovati per lavorare. È già il primo giorno, una cultura del lavoro che poche volte ho visto, c'era già un tutt'uno, un tutto insieme di poter funzionare, poi lì ho detto sinceramente questo è il nostro anno, ma lo dico con molta antecedenza, lo posso dire, ma a Mocconi i ragazzi mi hanno dato una fiducia immensa. Chiaro, poi ci sono state alcune partite cruciali, Crotone in casa, Pescara, a Pescara che forse hanno anche segnato, è vero, era prestissimo. Però la supremazia è mostrata dal Cotone, dal Catanzaro in quelle partite, forse anche messo in chiaro quali fossero i sì, reali che loro. Sai, noi, questo, noi ce l'avevamo già ben dentro, che però gli avversari non li conoscevamo ancora tutti, li abbiamo conosciuti il cammino facendo. Se vai a pescare a tre punti, il pescare giocava bene. Sì, cioè, sì, perché, cioè, sì, sì. Noi arrivati, siamo arrivati, c'è cioè, campo ampio, terreno favoloso. E purtroppo, purtroppo per loro la nostra qualità è tanta: Devastante. è tanta. Um, Crotone appunto che dicevamo farà uh, i prossimi playoff ci auguriamo li possa vincere perché l'augurio direttore è quello di avere una Serie B con quattro calabresi ma io sarei felicissimo diciamo che uh, <ride> abbiamo delle trasferte più vicine ma no, ma sono anche partite molto eco. Speriamo che ci siano quattro calabresi, ma speriamo di avere il pubblico in questi derby però, perché sennò no, eh, questo, questo eh no, eh, sinceramente non è stato molto bello giocare a Crotone no, senza niente. Una... Certo. Ma non è... Quindi se andiamo a usufruire di, di di tre derby nella prossima stagione, mi auguro che siano derby vissuti con gli avversari, diciamo così. Sì, perché eh, l'essenza del derby è anche lo sfottò tra le tifoserie. È chiaro che si fermi ad uno sfottò, ma è quello ma anche l'essenza del derby. Ma non sembra che successe cose gravi durante l'anno. Cioè, noi abbiamo portato in giro per l'Italia numeri importanti e non è successo niente, quindi non vedo perché non dovevano essere a Crotone. Sempre i soliti problemi, il non Vabbè. volersi assumere determinate responsabilità di gestione e di organizzazione eh, che, eh, no, eh, che esulano eh. ovviamente da quella che è la società, però... Eh, ci troviamo sempre a dover commentare situazioni di questo tipo. È chiaro che è la morte del calcio chiudere ecco, le porte. È troppo facile chiudere le porte. Assolutamente sì. Quattro calabresi che eh, potrebbero trovarsi in Serie B nella prossima stagione, sempre che ci sono alcune condizioni. Il Cosenza mantenga la categoria e il Cosenza delle ultime giornate, quello vittorioso sulla spalla, quello che va a vincere a Frosinone, sembra poterne avere. Guarda, eh, parli con me che io il Cosenza l'ho visto cinque volte dal vivo quest'anno e non ho mai visto una squadra spenta. Sinceramente, quindi io ho fiducia che loro possano farcela proprio per come lo stanno dimostrando eh, domenicalmente. È vero che l'ultima scopola di Genova, ma a Genova cioè, possono perdere tutti. Quindi, non è che è quello il termometro: il termometro è la vivacità, è la freschezza che loro stanno dimostrando eh, quantomeno quando l'ho ho visti io in casa, e non a caso. In casa fanno sempre il risultato, è una squadra e invito anche i loro tifosi a andarli a sorreggere, perché sinceramente in quello stadio semivuoto non, 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 eh, diventa ancora più, più difficile fare, fare quello che serve, cioè il risultato. Però il Cosenza forse è sicuramente anche abituato a lottare. Non dico che ne viene fuori certamente, ma fino all'ultimo ce lo troveremo là con le unghie a graffiare dappertutto per potercela fare. Anche perché ci ha abituato a finali di stagione increscendo, a miracoli compiuti nelle ultime giornate. Insomma, è una squadra che. Viva! Eh, viva, sì, che viva. non muore mai. Sì. È una squadra viva e questo gli fa onore perché il campionato è difficile. Sono partiti con delle difficoltà e nello stesso tempo, nelle loro difficoltà, stanno remando, diciamo, contro acqua. Difficoltà diverse le sta affrontando la regina. Sono difficoltà insolite, se vogliamo, perché si sta creando un buco normativo un po' paradossale per, per la società Amaranto. Il campo dice che è, è crisi nera, perché otto sconfitte nelle ultime 10 partite è crisi nera ma quello che riguarda il campo in questo momento preoccupa veramente poco rispetto a quello che sta succedendo a livello societario eh, sei lì. Quello io so quello che leggo quindi ecco, esprimermi su cose che non conosco che conosco solo attraverso stampa è difficile ecco, magari per quello che riguarda il campo so che sono in un momento di difficoltà Guarda, due o tre domeniche fa ho tro... quando l'ho perso in casa con il Parma ho trovato il mister a... alla mezza all'aeroporto, che abbiamo preso l'aereo assieme e mi raccontava insomma ecco di problematiche dettate più dai risultati che da quella che era la componente. Diciamo che erano entrati in un volano dove non riuscivano a uscire, ecco. però tanto bene avevano fatto l'inizio, adesso tanto male devono trovare un equilibrio, sono ancora in zona playoff tutto sì. sommato. Ecco. Quindi sì, sì, devono, sì. Devono È chiaro, un'eventuale penalizzazione li porterebbe fuori. Eh, speriamo che questo non gli succeda, ma non mi sembra una società eh, che, non, che non sa il fatto suo, mi sembra molto afferrata, se ci sono queste problematiche qualcuno gliele spiegherà, gliele gestirà. Cioè, sì, diciamo che c'è un po' questo, uh, questo dualismo tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria sì, che uno, non trova una, necessariamente... È un'anomalia che cioè, è esatto. bisogna trovare un uguale, non è esatto. che puoi pensare a, io ho detto tu hai fatto, cioè, però... O tu non mi hai fatto fare, io eh. volevo, è qualcosa di... un po' un cane che si morde la coda. Esatto. Speriamo davvero che se ne possa venire fuori con uh, conseguenze ridotte all'omicino per quello che può essere la regina, è chiaro che a qualche punto di penalizzazione arriverà ma ci auguriamo che, non, che possa non inficiare il campionato degli Amaranto e che la società ne possa uscire insomma, a testa alta portando a termine la stagione e continuando a programmare. Non certo. ci dimentichiamo che è partita questa società nella scorsa estate parlando di programma triennale per raggiungere magari la Serie A. Quest'anno era un anno di transizione, doveva essere un anno di transizione, consapevoli del fatto che c'era... Un debito lasciato ah beh, dalla precedente gestione hanno da, fatto un'estate molto difficile. Io ho trovato, mi sembra, le finali primavera. Eh, il direttore Massimo Taibi mi, praticamente i, i, le speranze di salvezza non erano molto, molto importanti, molto, molto qualificate. Poi è arrivata, per fortuna loro sono ben contento, anche perché siamo vicini. Sono stato a vedere anche qualche partita, mi serviva la, la regina da quel punto di vista. Ehm, Prima di chiudere, ovviamente dicevamo che non gioca neanche la Serie D nel, nel prossimo fine settimana, alla Mezzia però, al Guido Di Polito scenderà in campo l'FC La Mezzia Terme che riceverà il pineto per la semifinale di Coppa Italia di categoria, la vincente si gioca in gara secca, la vincente affronterà la Erminio che ha vinto 1-0 invece con l'Adriese nella propria semifinale, quindi un impegno importante per la squadra giallo-blu. Un po' in caduta libera in campionato e che sta davvero riversando tutte le sue energie in, in, questo, in questa competizione. Ehm, direttore, prima di lasciarla, perché poi avremo un servizio che ha a che fare con lo sport, ma che non è proprio di calcio, diciamo, non è calcio giocato quantomeno, eh, non posso non chiederle del suo di futuro, perché abbiamo parlato del rinnovo di Vivarini, abbiamo Cattanzaro. parlato. Magalini resta a Catanzaro a progettare e programmare il Catanzaro della proprio. Serie B. No, Credo proprio che sarà, che sarò con voi anche l'anno prossimo. Questo è il mio pensiero. E tornerà qui a commentare quelle che saranno le, le gioie future della squadra giallorossa. Anche questo, più che volentieri. La ringrazio, la ringrazio Grazie per essere stato Grazie con noi. In bocca al lupo per la gara di domenica. Crepi il lupo. Eh, noi invece ci lasciamo con un servizio che ci racconta un po' quello che è successo. Una, un servizio e anche delle lunghe interviste che ci raccontano quello che è successo nell'ultima udienza a Cosenza per il processo per la morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza eh, ucciso il 18 novembre del 1989 a Rosetto Capospulico eh, ieri. In Corte d'Assisi a Cosenza è stata ascoltata la sorella di Denis Donata Bergamini, una prima udienza per ascoltare l'esame della PM Luca Primicerio, un'udienza che non si è conclusa, nel senso che si andrà avanti venerdì prossimo ancora con esame eh, della PM e delle parti civili, poi ci sarà il controesame. Insomma, la testimonianza di Donata Bergamini era tanto attesa, sarà eh, anche molto lunga, come abbiamo visto, almeno tre udienze dedicate solo a lei ma eh, dopo 33 anni e mezzo, più di 33 anni, eh, c'era la volontà di parlare in un'aula di tribunale. Ascoltiamo allora come è andato, noi invece ci rivediamo venerdì prossimo. Io aspettavo finalmente questa udienza da tempo e la voglio dedicare a mio papà e mio fratello. Quasi cinque ore di udienza, una testimonianza fondamentale quella resa da Donata Bergamini, sorella di Denis e calciatore del Cosenza, morto nel novembre del 1989. In corte d'assise a Cosenza si sta celebrando il processo che mira a far luce sul decesso. L'unica imputata è l'ex fidanzata della vittima, Isabella Internò. In aula, Donata torna indietro con la memoria a quei drammatici momenti successivi alla scomparsa del fratello. È stato molto doloroso per me eh, ripercorrere quei giorni dove non è stata scritta la verità. E devo dire che, oltre al dolore di una perdita di mio fratello, eh, c'è un dolore grande. E questo dolore grande che ha portato me e la mia famiglia all'ergastolo e Per quel magistrato che non ha voluto scrivere la verità. Dopo tanti anni ha putto. Innanzitutto, ecco, una... com'è andata questa udienza? Cosa ha uh -huh. sottolineato? Sì, l'udienza la l'avete vista tutti, è certo. persa, diciamo l'umanità di una donna che ha lottato per 34 anni. Contro la giustizia che non voleva fare il suo corso. Un episodio molto significativo che ha raccontato tra i tanti è quello del, del 2 dicembre dell'89 quando fu ascoltata dal PM Abate. Quello che ha raccontato Donata Bergamini in aula ce lo può riassumere relativamente a questo momento. Lo avete già sentito voi? Non ho bisogno di riassumere. No, perché a casa no. A casa no, però è chiaro che ha detto esattamente quello che ha detto adesso, che è stata. Posta, diciamo tre volte la stessa domanda con il presupposto che era falso, cioè che si fosse suicidato, cioè il motivo poteva essere una delle tre carte o l'aborto interno o il totoscommesso e la droga. In realtà non si era suicidato, ma in realtà era evidente fin dall'inizio, quindi questo è il tema. Se vogliamo parlare di depistaggi, io credo che finalmente abbiamo chiarito che il Cosenza non c'entra nulla con i depistaggi e io lo posso dire perché ne sono sempre stato convinto. che ha depistato, lo avete capito voi? E mi auguro che, questo processo, che a questo processo venga consentito di svolgere regolarmente il soccorso fino alla fine. Perché c'è il timore che così non possa essere? Io temo sempre. Avvocato Donata ha anche raccontato di una telefonata di Isabella alla famiglia e ha detto insomma, che avrebbe voluto lei la Maserati di Dennis. Su questo, consentitemi, ognuno poi fo, può fare le sue considerazioni. Non è un tema diciamo, rilevante se non nel farci capire quale fosse l'entità del dolore della, della signora Internò che si era strappata le vesti al funerale di, di, di Dennis Bergamini. Poi tutte le altre considerazioni sono sul piano umano, non mi competono. Immagina che Isabella sarà presente la prossima volta? Ma ah, questo bisogna chiederlo allora al suo avvocato. Ognuno ha il diritto di difendersi come vuole e deve essere chiaro che è innocente fino a sentenza passata in, in giudicato. Ma se la sarebbe aspettata oggi in aula? Ma guardi io non mi aspetto niente nessuno, cioè, mi metto nei diciamo, panni dell'avversario, ma poi i, i panni sono miei e questi. Quello che posso dirvi è che la verità ormai la sappiamo tutti. Poi eh, la giustizia deve fare il suo corso, quindi ci deve essere una verità che ormai conosciamo che c'era stata garantita nel 2016 e nel 2017 dal procuratore di allora e questa verità oggi la possiamo ben apprezzare. Poi, ripeto, occorre che questa verità venga poi certificata in un'aula giudiziaria che, ripeto, non si può dare per scontato fino a che questo non avvenga veramente.